siamo a Terry Town. Abbiamo preso un treno dalla stazione centrale e in soli 50 minuti 52 minuti, secondo Pietro 30. Vabbè, ho sbagliato un po' i tempi, però siamo arrivati a Terry Town, che è una cittadina proprio americana. Esatto, veramente un po' d'America, quella vera. Qua c'è la stazione di Terry Town. Saremmo dovuti venire ad Halloween, perché questa qua è una cittadina vicino a Sleepy Hollow, dove c'è la leggenda del cavaliere senza testa. Francesca, la prima cosa che ha scelto di fare appena scesi è andare a trovare un caffè. E allora andiamo a prendere un caffè. Chissà che caffè le daranno. Ma quanto è americano questo posto. Guarda là. Nice. Madonna, troppo bello, vero? In pratica è una di quelle classiche cittadine che vedi nei film di Natale, vero fra? Questo è il municipio. Non salgo sull'erba perché altrimenti ho paura che mi non dico cosa. Ora saliamo un po'. Francesca è un po' freddo, un po' caldo. Questa è la caserma dei pompieri. Là c'è la camionetta. E ora saliamo su. A parte il fiatone, è incredibile come siamo passati in 40 minuti, 52, dal casino della città metropolitana a... c'è questa cittadina, cioè è proprio caratteristica. In pratica ora noi stiamo salendo dalla Main Street, stiamo andando sulla Broadway, che dovrebbe essere la strada principale, però mi devo ricordare sto posto qua. C'è tutto, cioè questo è tutto troppo bello, cioè forse dopo 10 giorni a New York guardare un po' di sti posti tranquilli ti senti... Vero. Ora stiamo facendo una delle street e qua ci sono ancora tutti ci sono ancora tutte le cazzette addobbate a mo' di Halloween. Alcuni hanno già smontato tutto, però c'è questa qua proprio l'America in pratica, perché c'è il dondolo. Ora faremo un giro dentro questo negozietto, forse è chiuso, no? Opening quindi a mezzogiorno, cioè, ci passiamo dopo. Cosa proprio da film, il giornale buttato qua, il New York Times. Sapete quando nei film ci sono le elezioni ed ogni casa mette il cartellone con chi voterà e con chi sostiene? Ecco qua, cioè proprio bella. Altra casa piena di fantasmini. Non abbiamo resistito e siamo entrati dentro il supermercato di Terry Town a vedere cosa c'è. Cioè, è proprio tranquillo questo paese. Comunque c'è di tutto. C'è il banco dove farti la zuppa, farti il pranzo, portartelo via, e i dolci, c'è tutto. Ci sono anche fra i fagioli congelati. E questa è una scuola americana. Ora non so se è una scuola superiore o una scuola inferiore, cioè una elementare, una media, non lo so. Dai disegni che c'erano potrebbe essere sì una scuola elementare, massimo media. Carino però. Eccola la high school, in pratica era proprio accanto. Sleepy Hollow Middle School and High School. Non penso si possa entrare, quindi eviterò di arrivare fin lassù. E niente, ci abbiamo provato a chiedere se potevamo entrare sotto impegno di Francesca, ma per sfortuna ci hanno detto di no. Comunque tutti gentilissimi, ma proprio gentilissimi, appena sanno che sei qui per visitarla ti dicono tutto, ti dicono no, girala, io sono contento che sei venuto qua a vederla, vai. Cioè. E ricordate, se vi dovesse servire una zucca, c'è River Rock. Fai andate di là e qua, cioè quanto è proprio da Sleepy Hollow
c'è questa zona. E qui sulla Broadway, ecco qua la statua del fantasma senza testa. Che c'ha la zucca, guarda. Sul cavallo. Questa è l'entrata della chiesa e sul retto dovrebbe esserci il cimitero. Ecco qui il cimitero, a pochi passi dall'entrata, dietro c'è la chiesa. Devo dire che è un posto molto tranquillo, vero Fra? Ci sono delle tombe veramente, veramente vecchie, tipo 1600. Devo dire che per passare una mattinata ci sta sto paesino, vero? Certo, e poi la giornata la passi tranquillamente. Anche la giornata, sì. Noi ora magari stiamo camminando un po' più velocemente, però cioè è proprio bello. Anche il cimitero è bello. Sì, cioè. Ci siamo bloccati dentro. Siamo bloccati? Ci hanno chiuso? No, fai olio, scappo! È Halloween tutto l'anno. Ora, mentre camminavamo dentro lo Sleepy Hollow, ci siamo fermati in questa locanda, localino carino, dove fanno slice di pizza, zuppe, pasta, di tutto. Ma la signora gentilissima. È bellissimo. Se doveste passare da Sleepy Hollow, venite da Hollywood North Pizza and Pasta. La signora gentilissima, il marito italiano, lei georgiana. Molto gentile, molto bello. Bene, ora siamo arrivati nel negozietto di Terrytown con le opzioni souvenir. Se volete, alla modica cifra di $2 potete portarvi una foto di uno sconosciuto a casa. Sono foto originali. $2. Ora siamo nel seminterrato. Cioè raga, c'è tutto in legno, si sente che camminano sopra. E qui dovrebbe esserci altre cose vintage. Cioè, cosa c'è dentro? Impasto per i cookie. Ah, ok. E nulla, stiamo lasciando Terrytown. Francesca dallo shop ha preso un paio di orecchini. Appena li metterà, uno spirito si impossesserà di lei e nella notte mi ammazzerà. Vedremo anche cosa succederà. Spirito, la devi smettere. Ah! Lascerò qua il mio poliziotto. Sì, vabbè, sì, ha visto un poliziotto di Terrytown. Ma vabbè. Ciao. Bene, la nostra avventura Terrytown finisce qui. Ora torniamo verso New York. Ecco qui la bellissima Francesca, stanca morta come me. Ci sono anche qui i biciclettari. Ora aspettiamo il treno, eccolo lì alle 2:38 per Central Park. E ci riposiamo un'oretta sul treno. Addio Terrytown! Oh, arrivederci! Siamo ritornati nella città e ora siamo venuti a prendere la funicolare per Roosevelt Island. Ora è da 7 minuti che il tram è qui, che sta aspettando noi da 7 minuti. Tra un po' saremo schiacciati come sardine là dentro. Guarda lì che felici. Ecco qua. È molto carino però, eh. Ah, c'è anche la strada per le biciclette sul ponte, visto? Non si deve sentire male, fa tanto al massimo, c'è in acqua, arriviamo. Siamo... Ma perché ho questa cosa? Questa è la cima, di più non puoi salire. E ora si scende, qua c'è un po' di rumorino. Comunque, scesi dalla funicolare, stiamo facendo due passi su Roosevelt Island. Questo è il Cornell Tech, che dovrebbe essere l'università che c'è sull'isola di Roosevelt. Qui, qui d'inverno muoiono di freddo, cioè. Perché ci sono queste panchine in inverno? Non servono a niente. Bene, con Francesca stasera avevamo prenotato un ristorante. Si ricordava di aver prenotato alle 8:30. Invece avevamo prenotato alle 8. Stiamo correndo e siamo riusciti a raggiungere la meta. E ora andiamo al ristorante di
No, dei genitori di Lady Gaga. Lady Gaga non c'è. Magari c'è Lady Gaga, eh. E ci mangiamo le famose penne alla vodka di Lady Gaga. Ecco lì, quella tendona in rosso, Joanne Trattoria. O Joanne, o Joanne, o Joanne, non lo sappiamo. Comunque ora andiamo qui e ci sarà Lady Gaga. Eccoci seduti. Lei non è Lady Gaga? In pratica stiamo mangiando le polpette di melanzane, con sopra il sugo. Ecco, ci sono arrivati i primi, potevamo non prendere i classici primi italiani, pasta marinara e linguine Alfredo. E per non farci mancare niente, una bellissima Italian lemon cream cake, zoomata, buonissima. In questo momento lì dovrebbero esserci i preparativi della maratona di New York che ci sarà tra due giorni, e noi ci perderemo perché non ci saremo. Comunque siamo usciti dal ristorante, pare che ci abbiano offerto volontariamente il dolce, perché nel conto non c'era. Nel dubbio abbiamo lasciato una mancia, gli abbiamo lasciato 20% di mancia, quindi... Ultime ore in quella di New York, sono venuti a prendere due dolcini. Oggi, come si chiama? New Yorker Sun? New Yorker Sun, vediamo com'è. Mamma, sento il burro nelle mie mani. La fine che mi devo prendere l'altro. Bello. Ora Francia è qua dentro. Da Broad Nosh Bagel a prendere un bagel e un'altra cosa per me che non ricordo cosa, a me non andava il bagel. Se venite qui potreste per fortuna incontrare Al Pacino, che il proprietario ha detto che una volta a settimana viene Al Pacino qua. Bene, ora siamo in aeroporto e dall'aeroporto di JFK si conclude il nostro viaggio negli Stati Uniti. È stato un viaggio pesante, perché ci siamo stancati parecchio, perlomeno io mi sono stancato tanto, nonostante comunque durante la giornata riposassi. Ci sono parecchie cose da vedere, magari avrei preferito vederne di meno, ma fare un viaggio più tranquillo senza dover correre avanti e indietro. Nel complesso un bel viaggio. New York è un caos continuo è finta, nel senso che ogni cosa è fatta in modo da attirarti, poi entri dentro e l'esperienza non è quello che dovrebbe essere, perché è tutto finto. Ci tornerei? Sì. Ci starei 10 giorni? No. Probabilmente mi sposterei nelle vere città americane, città che non siano metropoli, come abbiamo fatto a Terrytown. Terrytown ci siamo divertiti parecchio. Ci siamo rilassati, abbiamo visto quella che è la, tra virgolette, il 90% dell'America, perché l'America non è solo New York e la grande città. Restate sintonizzati perché ci vedremo in altri video, faremo qualcos'altro. Prossimamente ci saranno le vacanze di Natale, quindi non so se uscirà qualcosa, se faremo qualcosa a Natale, non lo so, visto che questo viaggio abbiamo speso tantissimo. Però potremmo fare qualcosa.